Salve care amiche ed amici di YouTube, questa mattina ho fatto un video e l'ho caricato, lo sto caricando, mancano 28 minuti a che tutte e tutti voi lo possiate vedere dopo che YouTube l'ha editato. Adesso sto caricando, anzi, sto filmando un altro video in Full HD. Ci ho impiegato 3 ore a editare il video che sto caricando adesso, che ho fatto questa mattina, e a caricarlo, per la gioia di tutte e tutti voi, sto ripetendo l'operazione di nuovo da capo per caricare un altro video. Qui il vostro capitan Santenchan che vi parla e che vi manda un altro messaggio. Partiamo col tema del giorno. Io sono una persona molto navigata, veramente. Ho navigato molto dal 2000 ad oggi, dai 30 anni ad oggi, nell'oceano informatico di internet. Quindi le cose ne ho viste, ne ho sentite, ne ho pensate. E non è la prima volta che i papi e la curia romana mi stupiscono. Anzi, dai tempi di Albino Luciani è che succedono cose strane, geopolitiche, involucrati Licio Gelli, la P2, Sindona, Calvi, Andreotti, Mino Pecorelli, OP. L'Ambrosiano, Lior, Marcinkus, Kissinger, Valessa, Solidarnosc, la Democrazia Cristiana, il Pentapartito, le cose di quegli anni, no? Poi con Wojtyla, con Benedetto XVI, ma adesso ci sta stupendo questo Papa Francesco che è il Papa Bergoglio. Il Papa che è arrivato dalla fine del mondo, dall'Argentina, e magari se non riesce a riformare il Vaticano, sarà il Papa della fine del Vaticano. Cerco di fare un video più corto di quello anteriore per caricarlo in mezz'ora, non so, editarlo in mezz'ora, una cosa. È sempre l'attrazione che ho verso lo schermo, di guardare lo schermo, ma mi filmo con la telecamera davanti. Perché quella di dietro gira in 13 o 9 megapixel e poi altro che editare il video in 2 ore e caricarlo in un'ora. Lo editerei in 18 ore e lo caricherei in 3. Allora dicevo, la notizia farlocca o barlocca riguarda i monasteri, ma ne riparleremo in un altro momento. Adesso devo tagliare, ho delle cose da fare. Diceva il vostro Santenchan, un momento. Dicevo, il vostro Santenchan è una persona navigata, ma di scandali o orrori vincolati ai monasteri non ne vedevo sin dalla distruzione del monastero di Monte Cassino. E non ne sapevo mica certe cose, ma adesso grazie a grazia ricevuta dalla giustizia da Papa Bergoglio, che ha stappato il coperchio degli scandali nella curia pontificia, adesso addirittura sappiamo di scandali finanziari ed economici proprio nell'abbazia, nel monastero di Monte Cassino. Dopo la distruzione fisica operata dagli alleati per scovare i soldati del Terzo Reich, adesso Monte Cassino sta è distrutto, diciamo, moralmente da tutti questi scandali pecuniari. E quindi da quando Don Francisco, Papa Bergoglio, ha stappato il bubone degli scandali, che si sa una al giorno sui monasteri. E
monasteri di suore, di monaci, di clausura, quello che fanno i frati, è veramente una cosa senza limiti. Chi più ne ha più ne metta. Dicevo, io sono molto navigato. Fin dai tempi di Monte Cassino non ne ho ascoltate di cotte e di crude e di tutti i colori, come adesso ne dobbiamo ascoltare, grazie a Papa Bergoglio, che vuole indagare sui conti della curia, ma anche dei coreligiosi, fratelli e sorelle, monaci ed eremiti. E anche di torture fra le suore, veramente scandalo nel monastero, ma non è solo uno scandalo, è veramente che è una cosa alla grande, riguarda tutti i monasteri, forse non solo in Italia, le irregolarità, le penitenze, le donazioni di tutti i beni di chi entra come monaco e monaca. È giusto, non è giusto. Loro ci entrano perché credono, ma poi li esigono, li castigano, gli ritirano i beni. E sarà giusto, non sarà giusto. Papa Bergoglio dice che la Chiesa non deve essere veniale, ma allora perché ritira i beni, preleva i beni da chi vuole diventare monaco? Vabbè che abbracciano, sposano la castità e la povertà, ma è giusto? Non lo so. E quindi ora che si faccia luce anche sul senso di diventare monaco di clausura, suora di clausura, che senso ha nel 2015, nel XXI secolo? Non lo so. E le cose che si devono ascoltare, messe nere, orge sull'altare, sacrestie consacrate perché vanno a rubare l'ostia benedetta e l'acqua santa. Concupiscenza, libidine, uccisioni, morti, cadaveri occulti, simonia, vendita di titoli, vendita di miracoli, vendita di santità. Tutto questo succede nelle basiliche, nei monasteri, nei sacrari, nei luoghi di culto, nei luoghi dove ci stanno monaci e suore e sorelle, laiche e monache. Impensabile, inimmaginabile. Secondo voi è giusto tutto questo? Non lo so. Io sono ateo, magari così che dovrebbe essere la Chiesa cattolica. Tanto credere in qualcosa, perché non credere in Lucifero, come direbbe Aleister Crowley. Allora, grazie Papa Francesco. Adesso sappiamo ciò che già sapevamo della Chiesa cattolica e della religione cristiana in generale. Siamo più contenti, siamo più informati, sappiamo di tutte queste schifezze, continuiamo a rimanere atei, non abbiamo paura di Gesù, come direbbe Wojtyla. È che non ci crediamo, non crediamo nei miracoli, che si possa vivere dopo la morte, che si possa andare in cielo nel corpo di carne transustanziato come l'ostia delle messe o il calice del vino santo che diventa sangue durante la comunione. Non credo a queste cose, il vino è il vino, il pane è il pane, e dopo la morte non succede nulla, solo si va in putridine. Allora bisogna godere di questa vita terrenale nel modo più sano, senza inibizioni, rancori, rammarichi, e senza credere in queste cavolate, perché poi vengono tutti gli abusi, suore abusate, preti abusati, tutte queste cazzate qua. Io sono sempre stato ateo e mi domando che senso ha essere monaco di clausura. Adesso Bergoglio, per fare pulizia nel Vaticano, fa come Gorbaciov, che voleva mettere ordine nell'Unione Sovietica e ha finito per dissolverla. Chissà se il Vaticano sopravviverà a questa ondata rivoluzionaria di ordine e di legalità che vuole imporre Bergoglio. Chissà se Bergoglio sopravviverà alla Curia Romana. Chissà se invece non riuscirà, dopo 2000 anni, di bugie e menzogne a far chiudere il Vaticano. Ormai siamo tutti atei in Italia. Facciamo che siamo religiosi perché suona bene, ma siamo atei. Qui il vostro Capitan Sant'Enchan vi saluta. Alla prossima. Voglio fare un video corto perché
perché oggi già ne ho caricato uno in 3 ore. Però è così. S sacrifici satanici, vendita di acqua santa, di addirittura vendita di talismani e di reliquie di santi per profanarli, vendita di ostie, messe nere e atti sessuali in luoghi di culto, dopo l'indomani vanno a pregare le famiglie con i bambini. Hanno fatto orge, hanno cagato, pisciato dappertutto. Vabbè, non entro nei dettagli. Allora, grazie di seguirmi e a un'altra volta. Ritornerò sull'argomento, soprattutto se me lo chiederete voi. Ciao.